La musica travalica i confini temporali e spaziali ed offre occasioni uniche per inaspettati incontri e dialoghi. È proprio questo il titolo scelto per la 48esima edizione delle settimane musicali di Stresa e del Lago Maggiore dal direttore artistico Gian Andrea Noseda. È un grosso percorso di incontri e dialoghi perché la musica, penso sia, e la cultura in generale, un elemento che oggi dove ci si rincontrano forze nazionalistiche, forze un pochettino di chiusura, di protezionismo, sia invece un elemento che ci aiuti ad aprire i confini, ad aprire le porte, le finestre del nostro paese. La proposta musicale delle settimane musicali, che si articolerà come sempre nel prologo delle meditazioni in musica dal 1° di agosto e nel festival vero e proprio dal 21 agosto, attraverserà oltre 2 secoli di musica, intrecciando pagine tra le più note sia del repertorio operistico che concertistico ad altre meno frequentate, e consentendo in 20 concerti che saranno ospitati nei luoghi più suggestivi del territorio un viaggio che consentirà agli spettatori di riscoprire l'anima delle cose e di ritrovare grandi musicisti, grandi interpreti e grandi direttori. Abbiamo l'opera in forma semiscenica, affronterò la Cenerentola di Rossini, poi presenteremo un'opera in forma di concerto di Rachmaninoff, La Leco, con la mia orchestra BBC Filarmonica, poi avremo Valery Gergiev con London Symphony, avremo l'orchestra di Radio di Francoforte con Paavo Jarvi, che è già stato da noi un paio di volte, solisti importanti, Janine Jensen, Ilja Gringholz, Quartetto Gerusalemme, nelle meditazioni in musica all'inizio di agosto, avremo Colin Carr, appunto la messa Notre Dame, di Guillaume de Machaut. Insomma, cerchiamo di dare un ampio spazio a diversi, all'interno della musica classica, a diverse opzioni, in maniera che il pubblico possa scegliere.